Every night your line is busy. All that buzzing makes me dizzy, 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 dizzy. Couldn't count on all my fingers all the dates you had with swingers. Bentrovati ad un nuovo appuntamento con Umbria News, il rotocalco di informazione, cultura e società prodotto e realizzato dall'agenzia videogiornalistica VNews di Perugia. Apriamo la puntata con la presentazione nel capoluogo umbro di Perugia Love Film Festival, rassegna cinematografica che ha come filo conduttore il tema dell'amore. Anche in questa seconda edizione ci saranno ospiti illustri, tra cui il regista Marco Bellocchio e Lina Wertmüller. Tra i sostenitori dell'evento anche Satiri Auto. Guardiamo le immagini della presentazione nel contributo di Rossana Furfar. C'è bisogno di amore in questo tempo, amore per la propria città, amore per il cinema, quindi sì, ebbene l'amore continua. L'amore continua, parola di Daniele Corvi, direttore artistico del Perugia Love Film Festival, che torna quest'anno dal 4 all'8 maggio nel capoluogo umbro, tra conferme e novità. Sempre l'amore per la città, l'amore per il cinema, Perugia in primo piano, con grandi nomi e con qualche novità. Ci sono dei concerti, c'è un concorso letterario, quindi il cinema a 360 gradi, quindi dalla scrittura alle colonne sonore ai film, film che saranno del 2015-2016, e ci sono sempre grandi nomi quali Marco Bellocchio, Lina Wertmüller, attesa, e un grande evento legato alla fiction Luisa Spagnoli. Ma dove vai con i capelli al vento? Gli organizzatori però hanno svelato poco, perché promettono il programma si arricchirà ancora strada facendo. Si sa di certo che saranno conferiti una quindicina di grifoni d'oro, tra questi uno per il miglior soggetto scritto dagli alunni delle scuole perugine che parteciperanno al concorso letterario della Sara Parra Editore di Santi Parla Greco, Perugia e i suoi rioni, dedicato alla poetessa Maria Angela Palazzo. Coinvolti quindi i cinque rioni, Porta Sant'Angelo, Porta Eburnea, Porta Santa Susanna, Porta San Pietro e Porta Sole, e luoghi come l'Università degli Studi di Perugia, la Sala dei Notari, la Sala Sant'Anna, Palazzo Penna e l'Hotel La Rosetta, nei quali si susseguiranno proiezioni, conferenze e iniziative collaterali. Credo che sia infatti da ritenersi e definirsi un festival anche di buoni sentimenti, di buone energie. Quindi dobbiamo rimettere in un sano circolo queste energie, queste emozioni, anche l'affetto di tanti, a cominciare dai promotori di questo festival per il proprio territorio, un territorio che a grandi potenzialità e che possono essere ulteriormente enfatizzate anche con questi importanti eventi. E se è vero che squadra che vince non si cambia, il Perugia Love Film Festival vede confermati, oltre a Daniele Corvi alla direzione artistica, anche Mario Preziotti alla direzione marketing e Simone Merlini per il supporto tecnico. Mantiene inoltre il sostegno dei privati, tra cui Satiri Auto, main sponsor dell'evento. Abbiamo riconfermato la nostra partecipazione a questo progetto perché è un progetto vincente. L'anno scorso ci ha dato tantissime soddisfazioni. Abbiamo avuto il piacere di conoscere personaggi come Giannini, come Pupi Avati, che sono saliti sulle nostre belle auto e comunque hanno portato quella freschezza, quell'amore che proprio è il tema di questo Perugia Love Film Festival in questa città. Luci e ombre della legge di stabilità 2016 sono stati analizzati nell'incontro promosso da ANCI Umbria in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale di ANCI, il Sole 24 Ore, che si è svolto a Perugia nella sede dell'associazione in via Alessi. Un momento di formazione e confronto sulla legge di stabilità 2016 rispetto alla situazione finanziaria dei comuni, tra risultati raggiunti e problemi aperti, rivolto ad amministratori, dirigenti, funzionari ed esperti della pubblica amministrazione.
è quello promosso da ANCI Umbria nella sua sede di Via Alessia a Perugia in collaborazione con l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, IFEL e Il Sole 24 Ore. È un appuntamento importante di approfondimento che serve ai comuni in fase di stesura dei bilanci di previsione per approfondire le novità della legge di stabilità, che sicuramente contengono un elemento positivo, perché dopo 7 anni di fatto si interrompe un'emorragia di risorse che lo Stato non garantiva più ai comuni, quindi questa è una prima notizia positiva. Le novità dal punto di vista normativo che riguardano soprattutto la fiscalità locale, con l'eliminazione dell'ICI, IMU, prima casa, speriamo si realizzi quello che è un impegno del governo, quello di mantenere intatte le risorse che entravano in comune come trasferimento. Quindi ci sono ancora dei nodi da sciogliere, soprattutto in merito a questo, accanto ad altri temi che sentiamo molto, quelli del patto di stabilità, quindi delle condizioni in cui i comuni operano negli investimenti che possono essere un volano per la ripresa del paese. Questa legge di stabilità presenta una novità importante, e cioè la fine del patto di stabilità interno, e quindi diciamo per i comuni ha un immediato effetto espansivo, cioè i comuni, non tutti ma una buona parte dei comuni, hanno risorse a disposizione soprattutto per gli investimenti. Naturalmente presenta anche degli aspetti meno positivi, in particolare sul personale. La possibilità in realtà di assumere solo il 25% rispetto al turnover è un limite molto molto complesso. Ci sarà un po' più di respiro dal punto di vista finanziario per i comuni? Ma intanto la cosa importante è che ci sarà un po' più di respiro dal punto di vista della tassazione per i cittadini, con l'abolizione appunto della TASI sulle prime abitazioni, dell'IMU sui terreni agricoli. C'è anche un margine di manovra, diciamo, un pochino più ampio per i comuni. Siamo ormai alla conclusione della stagione dei grandi tagli ai trasferimenti, anche perché ormai di fatto non c'è più nulla da tagliare, però vengono introdotte altre norme che contribuiscono ad irrigidire i bilanci dei comuni. Quello dei crediti di dubbia esigibilità è un esempio appunto che va proprio in questa direzione. Andiamo a Magione, nella sede aziendale di Cancelloni Food Service, dove si è tenuto l'evento a porte aperte dedicato ai professionisti della ristorazione commerciale e collettiva, con tanti chef stellati e non solo. Ci racconta di più Rossana Furfaro. Chef stellati hanno brillato nel cielo di Magione per la quinta edizione di A Porte Aperte, l'evento riservato ai professionisti della ristorazione organizzato dalla Cancelloni Food Service nella sede aziendale in strada Ludovico Ariosto. Tanti eventi nell'evento in una convention di 4 giorni che ha registrato un boom di presenze. Quasi 6.000 visitatori hanno partecipato al nostro evento, 45 partner fornitori che ci supportano nell'organizzazione di questa Porte Aperte già dalle precedenti edizioni, hanno partecipato da tutta Italia e anche dall'Europa, quindi veramente un evento che ha avuto una grossa cassa di risonanza, anche grazie ovviamente alla novità di quest'anno, cioè ai cooking show di chef prestigiosi e stellati che hanno dato lustro a questa nostra manifestazione. Nella prima giornata sono stati Guglielmo Vuolo e Davide Oldani i due protagonisti dei fornelli, con il primo che ha svelato i segreti della pizza all'acqua di mare e il secondo quelli della sua cucina pop. Con l'acqua di mare noi creiamo un impasto iposodico, dove abbiamo il 3,6% di cloruro di sodio, e quindi pochissimo sodio, è molto ricca di magnesio, potassio e calcio e tanti altri elementi. Ho pensato di pensare alla pizza in maniera differente, cioè non alle solite cose, idratazioni, farciture eccetera eccetera, ma preservare la pizza napoletana nel futuro. Pop è un modo mio di pensare la vita che ho applicato anche nel mio lavoro, cioè nella cucina. È stato denominato da alcune persone pop e devo dire che me la sono ben portata avanti questa etichetta, che non ha più il significato che aveva 15 anni fa o quando ho iniziato. Il pop attuale è un qualcosa di quasi di nicchia, però un po' più filosofico. Non è pop popolare o pop famoso, pop è una filosofia applicata nel mio caso nel quotidiano. Quindi mi sembra di capire che comunque si tratta di cucina di qualità, però qual è quell'elemento che la avvicina un po' a
tutti, alla gente? L'accessibilità, la stagionalità dei prodotti, vuol dire che io compro il prodotto nella stagione giusta il prodotto è molto più saporito, molto più gustoso, quindi nutre meglio l'uomo. A porte aperte ha visto anche la partecipazione della Federazione Italiana Cuochi con i rappresentanti regionali di Umbria, Toscana, Marche e Lazio. Sotto l'occhio attento del presidente nazionale Rocco Pozzullo e del responsabile nazionale del compartimento giovani della FIC, Simone Loi, i cuochi hanno affrontato una sfida all'ultimo piatto nel concorso Il Cuoco al Centro riservato agli uomini, mentre il compartimento Lady Chef, coordinato da Alessandra Baruzzi, ha dato bella prova di sé nel concorso Lady Chef al Centro. La convention è stata anche un'occasione per favorire nuove relazioni commerciali. Era questo uno degli obiettivi, noi avevamo intenzione di coinvolgere tutti i nostri già clienti acquisiti con cui collaboriamo già da anni, ma anche tanti clienti potenziali che abbiamo attenzionato ma che ancora non hanno iniziato un rapporto di collaborazione con noi. Quindi era un'occasione straordinaria da non perdere, quella di poterli invitare presso la nostra sede di Magione e fargli vedere, oltre che questi show cooking, anche e soprattutto l'azienda. Fargli vedere il nostro livello di organizzazione, fargli percepire il fatto che noi facciamo solo un mestiere, quello di fornire i professionisti della ristorazione e dell'oreca. Allenarsi per il futuro, idee e strumenti per il lavoro che verrà. Questo è il titolo del libro di Stefano Maria Cianciotta e Pietro Paganini, presentato a Perugia, a Palazzo Donini, nel corso di una tavola rotonda promossa dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica insieme alla Fondazione Bosch e Randstad. La scuola come palestra di vita in cui allenarsi con la consapevolezza che tanto impegno e costanza possono portare a dei risultati, a patto che la scuola stessa sia al passo con i tempi e i giovani ritrovino la loro curiosità naturale. Un insegnamento che può valere anche per una platea più ampia. È un po' il messaggio che arriva dal volume Allenarsi per il futuro, idee e strumenti per il lavoro che verrà di Stefano Maria Cianciotta e Pietro Paganini, presentato durante una tavola rotonda a Palazzo Donini a Perugia, promossa dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica con la Fondazione Bosch e Randstad. La scuola ha ritenuto utile promuovere questa presentazione di questo testo perché è un testo molto ricco di spunti, di riflessioni e io ritengo che la pubblica amministrazione deve essere sempre più vicina al mondo reale, soprattutto al mondo dei più giovani. E allora ecco, è stata un'occasione questa per riflettere insieme su che cosa può fare la pubblica amministrazione per in qualche modo incentivare i giovani e soprattutto che cosa può fare la pubblica amministrazione, quale volano anche di sviluppo, soprattutto nelle piccole realtà. Il libro in realtà è uno stimolo per tutti, quindi Allenarsi per il futuro è rivolto a tutti gli attori, quindi anche alle istituzioni stesse, cioè la capacità di non ragionare con gli schemi consolidati e già dati, la capacità di cogliere il cambiamento. Il libro riprende il nome e si inserisce nel progetto di alternanza scuola-lavoro che vede ancora in prima linea Bosch e Randstad. Vogliamo intraprendere le attività sia di orientamento, visitando le scuole locali, sia in provincia di Perugia che in provincia di Terni, attraverso la metafora dello sport, quindi siamo accompagnati da campioni. Il libro fondamentalmente nasce dall'esigenza di replicare un'attitudine che era propria degli imprenditori italiani dopo la Seconda Guerra Mondiale, imprenditori che non avevano la cultura scolastica e manageriale dei decenni successivi, ma che anche per ragioni legate alla fame, alla necessità comunque di inventarsi qualcosa, appunto hanno costruito il loro percorso professionale che poi ha garantito al paese certamente uno sviluppo importante. In questo momento invece questa attitudine che era propria dei nonni, i nipoti l'hanno perduta e noi lo sottolineiamo con forza perché la scuola, il sistema della formazione in generale è fondamentale che ricollochi il ragazzo all'interno di questo perimetro. Noi partiamo dall'idea che oggi occorre essere curiosi, creativi e intraprendenti e di conseguenza la scuola deve aprirsi a risviluppare queste caratteristiche. Il lavoro dell'insegnante non è più solo quello di trasferire nozioni, ma è quello di aiutare gli studenti a individuare problemi, a creare loro stessi nozioni, a metterle a disposizione per risolvere problemi e di conseguenza per imparare a lavorare, che è quello che poi il mondo del lavoro appunto richiede.
Quindi la scuola non deve insegnare tecnicamente le cose da fare, ma deve insegnare come avvicinarsi e come capire anche il futuro. E questa è anche l'indicazione che dà questo libro. Intraprendenza e voglia di mettersi in gioco rispetto alle scelte formative e professionali hanno sicuramente caratterizzato il percorso del giovane umbro Gianmarco Spinelli, che ha avuto la possibilità di concludere gli studi universitari all'estero. Dopo la triennale a Milano ho deciso di finire i miei studi universitari in Inghilterra e poi da lì ovviamente mi è stato molto più semplice trasferirmi a Londra per questioni di lavoro. Moltissimi compagni di classe che hanno studiato con me, quindi a Milano, si sono poi trasferiti a Londra perché effettivamente è un mercato del lavoro più attrattivo per i giovani, offre più possibilità di crescita, di crescita, diciamo, professionale ma anche personale, perché si entra a contatto con realtà molto diverse, molto complesse e non, diciamo, si resta bloccati in una posizione lavorativa per 10 anni come purtroppo accade in Italia in alcuni casi. Secondo lei di cosa hanno bisogno i giovani oggi, i giovani anche nel rapporto con la scuola, per una crescita serena e anche corretta rispetto all'affacciarsi al mondo del lavoro? Credo che abbiano soprattutto bisogno della consapevolezza che i loro sforzi non siano vani, cioè che le cose per cui si preparano, che l'investimento che fanno su di loro attraverso lo studio porterà a dei risultati, quindi hanno bisogno di futuro. Agricoltura, zootecnia, alimentazione, le tre parole chiave della 48esima edizione di AgriUmbria, la mostra nazionale in scena Umbria Fiere di Bassia Umbra, dall'1 al 3 aprile, dove sarà presente anche il gruppo Grifo Agroalimentare. Vediamo le immagini della presentazione nel servizio. Vetrina è il luogo di confronto privilegiato per l'agroalimentare e per le sue aziende. Polo zootecnico di prima grandezza, tutto questo è AgriUmbria, la mostra nazionale di agricoltura, zootecnia e alimentazione per la sua 48esima edizione a Umbria Fiere di Bassia Umbra dal 1 al 3 aprile. Come si presenta quest'anno la AgriUmbria che raggiunge quasi i suoi 50 anni di età? È un'occasione per parlare e discutere di tutte quelle che sono le tematiche attuali dell'agricoltura, e AgriUmbria oltre ad essere una bella fiera su 70.000 metri quadri di esposizioni, di superfici espositive, tutta la filiera agricola rappresentata, spazi esauriti eccetera, ma AgriUmbria è un'occasione per far parlare di tutte quelle che sono le problematiche del settore e tutto quello che vogliono dire specialmente gli operatori, gli allevatori, gli agricoltori in genere. Quest'anno torniamo ad AgriUmbria, manifestazione più significativa tra quelle fieristiche del nostro territorio, manifestazione agricola, manifestazione zootecnica, e quindi anche noi siamo qui. Siamo qui con una presenza rinnovata, puntiamo molto su questa valorizzazione del territorio come sempre, ma anche sulla valorizzazione di un prodotto, rilanceremo il nostro latte quest'anno. AgriUmbria torna con il suo logo sulle buste di latte Grifo, Grifo torna ad AgriUmbria e dà bella mostra di sé. Torniamo con una sinergia importante, il nostro prodotto di punta che è il latte sposa di nuovo il logo di AgriUmbria. Noi ormai abbiamo visto che la busta è un bel messaggio di comunicazione, non tanto promozionale, di comunicazione. Ci stiamo lanciando l'ultimo dei nostri prodotti, che è il gelato, che presenteremo tra l'altro ad AgriUmbria. Quindi credo che è una bella, come dire, accoppiata per sviluppare due realtà interessanti. È un'occasione che non solo per far vedere le nostre produzioni, le nostre, anche tutto quello che il comparto ha realizzato attraverso l'uso di nuove tecnologie, innovazione e ricerca, ma è anche l'occasione per un confronto a tutto campo e anche per entrare nel merito dell'attuazione del nuovo piano di sviluppo rurale, con bandi che sono già aperti, altri che se ne stanno aprendo. Wow.
Vuoi realizzare un giardino profumato, fiorito e che richieda poca manutenzione in gran parte dell'anno? Vieni a Castelnuovo di Assisi al vivaio Il Lavandetto di Assisi. Riceverai una consulenza gratuita e potrai trovare oltre 50 varietà di lavande variopinte, altrettante salvie rare ornamentali, piante aromatiche officinali, comuni e insolite e piante perenni. Nel negozio situato nel centro storico della città serafica anche tantissimi prodotti artigianali a base di lavanda, oli essenziali e sacchetti per profumare la biancheria, oltre a cosmetici, idee regalo e bomboniere profumate per cerimonie. Il Lavandetto di Assisi ti aspetta. Parliamo dei riconoscimenti assegnati a due giocatori del Perugia Calcio grazie al trofeo Miglior Grifone Gioiellerie Bartoccini, che premia di partita in partita i migliori in campo secondo l'opinione dei tifosi biancorossi. Scopriamo chi sono stati più votati della settimana nel contributo di Nicola Torrini. Il primo è l'autore della doppietta contro il Latina, che ha permesso al Perugia di invertire la rotta negativa che vedeva la squadra di Bisoli all'asciutto di vittorie in casa da oltre due mesi. Il secondo ha fatto impazzire di gioia i tifosi biancorossi, segnando a pochi minuti dalla fine della partita il gol della vittoria nel match più sentito dell'anno, il derby con la Ternana. Sarà per questo che al termine di questi due incontri i tifosi perugini hanno incoronato l'attaccante Matteo Ardemagni e il centrocampista Sanjin Percic vincitori delle due rispettive tappe nel trofeo Miglior Grifone Gioielleria Bartoccini, promosso dal Centro Coordinamento Perugia Club. Meglio di così non ci si poteva aspettare. Abbiamo vinto due partite che sono state determinanti, non solo per l'entusiasmo, per la classifica, per tutto quanto. Sono state belle anche perché alcune inaspettate, altre cariche di sostanza, come il derby, che vincere due derby su un anno è veramente, penso, per un tifoso del Perugia qualcosa di eccezionale, nel senso non si può chiedere altro. E quindi aspetto questi due campioni perché veramente devo dire grazie, grazie a loro, grazie al lavoro che stanno facendo tutto il gruppo, non solo loro che comunque sono stati determinanti, ma anche gli altri, perché è un lavoro del gruppo, al mister, al presidente e a tutti quanti, perché veramente il nostro obiettivo è la salvezza, ma ci siamo vicini, quindi ci siamo molto molto vicini a questo punto. Durante la premiazione, che si è svolta nel punto vendita Bartoccini di Pian di Massiano, Percic e Ardemagni hanno scambiato foto e autografi con i tifosi, tra cui anche piccolissimi fan. A due supporter estratti a sorte tra tutti coloro che hanno dato il proprio voto nel sito del Perugia Calcio sono stati consegnati gadget ufficiali della squadra prodotti dalla stessa gioielleria. Al vincitore finale della classifica andrà in omaggio un orologio Gleason personalizzato con il logo ufficiale del Perugia Calcio. Un marchio di orologeria storica che esiste da oltre 100 anni, per la quale abbiamo realizzato una serie limitata proprio personalizzata di un pezzo, con un movimento prestigioso, un movimento Valjoux all'interno, con un cronografo sicuramente unico, di prestigio, e sicuramente andremo a darlo alla persona che ha dato il massimo nella stagione per il Grifo. Nel corso dell'evento a porte aperte di Cancelloni Food Service, l'azienda vitivinicola Benedetti Agrigi ha fatto conoscere i propri vini grazie alla degustazione organizzata sia nel Borgo Lacustre sia nella cantina La Polzella di Montefalco. Sentiamo il racconto dei protagonisti nel servizio di Rossana Furfor. Il buon cibo, si sa, va a braccetto con il buon vino. E così a Magione, all'evento convention a porte aperte di Cancelloni Food Service, dedicato ai professionisti della ristorazione commerciale e collettiva, non poteva mancare l'azienda Benedetti e Grigi, protagonista con i propri vini e degustazioni. Per questo evento dell'evento all'interno di questa kermesse di Cancelloni abbiamo deciso di portare quattro vini che si differenziano per le loro caratteristiche. Il Bianco Umbria, la Gaita del Falco, un assemblaggio di tre uve diverse, Chardonnay, Trebbiano Spoletino e Grechetto.
poi Grechetto Colli Martani DOC, annata 2015, un vino appena messo in bottiglia che ha all'interno una grande aromaticità caratteristica del Grechetto. Per i rossi, un rosso Umbria Gaita del Falco e un Montefalco Sagrantino, versione secca, annata 2010. Ma le degustazioni sono continuate anche in cantina, alla Polzella di Montefalco, dove hanno fatto visita una delegazione di cuochi e alcuni studenti di scuole alberghiere delle Marche che hanno potuto osservare con i propri occhi un esempio di imprenditoria umbra che funziona. Il 20 settembre del 2015 abbiamo inaugurato la cantina. La cantina sta andando molto bene, stiamo sviluppando tutto il territorio sia italiano che estero. Avevamo posto un obiettivo che era quello del raggiungimento delle 300.000 bottiglie che abbiamo raggiunto. I prossimi impegni saranno una barrique, quindi per l'invecchiamento del vino, la linea di imbottigliamento, e andremo a realizzare anche un impianto per fare lo spumante, quindi ci metteremo anche all'interno della produzione delle bollicine, oltre ad aver portato avanti un progetto anche sulla produzione della birra che nei prossimi anni dovremmo portare a termine. E nel prossimo anno puntiamo a fare le 400.000 bottiglie. Il programma di sviluppo di investimenti sta continuando, anche quest'anno investiremo oltre 800.000 euro all'interno della cantina per portare avanti appunto questo progetto, che servirà per fare un prodotto di qualità legato al territorio con una filiera del territorio. Una filiera agroalimentare imponente, quella del gruppo Grigi, che spazia dal settore vitivinicolo con il marchio Benedetti e Grigi a quello mangimistico, passando per il commercio e distribuzione dei cereali fino all'allevamento e all'agricoltura, il tutto caratterizzato da un profilo internazionale. L'azienda continua a crescere e continua a crescere di prestigio su tutto il territorio nazionale. Stiamo andando anche fuori all'estero, dove mai nessuno o pochissimi erano riusciti a espandere il prodotto mangime dato il basso valore aggiunto. Stiamo portando avanti dei progetti di filiera con l'ambito mangimistico, quindi legato al discorso della carne, del latte, delle uova, proprio per realizzare una struttura capillare. E adesso quest'anno faremo un investimento molto importante con la sistemazione di uno stabilimento che nei prossimi mesi avverrà, con un investimento di 8 milioni di euro. A Perugia riapre, dopo una breve pausa invernale, il Parco Città della Domenica. Nuovi spettacoli e attrazioni aspettano i visitatori della struttura, che nel giorno di apertura ha ospitato anche la presentazione della ristampa del volume Gli Spagnoli e Perugia, storia di una famiglia di imprenditori del Novecento. Il Parco Città della Domenica ha riaperto ufficialmente la stagione domenica 20 marzo con tante novità e una ricca programmazione. Tante le famiglie accorse per l'inaugurazione che, oltre a passare piacevoli momenti nella natura, tra i boschi, a contatto con gli animali, hanno assistito a nuovi spettacoli. Oltre al già noto Quel maledetto treno per Yuma, è andato in scena per la prima volta Lucky Luke Show, capace di far rivivere le magiche atmosfere del vecchio West. Ad animare l'area medievale, tra cavalieri e gag, ci ha pensato invece la Noddy Mansion. Con l'occasione dell'apertura è stata presentata anche la ristampa del volume Gli Spagnoli e Perugia, storia di una famiglia di imprenditori del Novecento, edito da Ali e No Editrice. 10 anni fa ebbi così il desiderio di fare qualche cosa per la mia famiglia. Avevo cominciato veramente a pensare a mia nonna. Poi, guardando e cercando tra gli archivi vari di mettere anche la famiglia di mio nonno, che è assisana, e ognuno di loro aveva un qualche cosa di importante da dire, ognuno in maniera diversa, per argomenti assolutamente diversi. E così cominciò questa idea di questo libro, che io poi detti a Corvitieri. È stata una ricerca molto lunga e molto faticosa, perché, come dicevo prima, la Perugina più studiata, anche perché gli storici che ne hanno scritto potevano usufruire dell'archivio storico di San Sisto, no? Perché c'è il museo, ma c'è anche un archivio storico ben ordinato dal punto di vista archivistico. Non si può dire altrettanto della industria, della Luisa Spagnoli,
e quindi diciamo è stato molto faticoso reperire notizie muovendosi tra la famiglia, appunto tra carte di famiglia, vecchie foto, ex dipendenti e soprattutto un lavoro, lo devo dire, certosino sulla stampa. L'arco temporale del libro copre i primi 70 anni del XX secolo. Annibale, Luisa e Mario sono i personaggi principali attorno a cui ruota la storia della famiglia Spagnoli. All'interno del volume si possono trovare innumerevoli aneddoti e curiosità. Un intero capitolo poi è dedicato alla storia della città della Domenica. Forse una cosa che non molti sanno è che la città della Domenica è nata per volere di mio padre, ma diciamo che allora, e credo che lui non dicesse una cosa per un'altra, disse che la nonna Luisa gli venne in sogno e gli disse: su quella collina facci una cosa per la gioia della gente normale. Durante l'evento, a supporto dei racconti, sono stati proiettati anche dei filmati storici reperiti da Michele Patucca. Inoltre è stata inaugurata anche una mostra dedicata alla storia della città della Domenica. Torna a Perugia la grande fiera di Pasqua organizzata dall'associazione Fare Facendo. Sabato 26, domenica 27 e lunedì 28 marzo, Corso Vannucci, Piazza Matteotti e Via Mazzini ospiteranno tanti espositori. Protagonisti l'artigianato, la bigiotteria, ma anche l'enogastronomia, l'arte e tante curiosità. Le festività pasquali sono alle porte e Perugia si prepara ad accogliere cittadini e turisti per la grande fiera di Pasqua. L'evento organizzato dall'associazione Fare Facendo, promosso insieme al consorzio Perugia in Centro, che torna ad animare l'acropoli del capoluogo umbro da sabato 26 a lunedì 28 marzo. Nelle caratteristiche casette in legno e tessuto, circa 50 espositori selezionati, provenienti da diverse regioni italiane, dal Veneto alla Sicilia, proporranno ai visitatori produzioni enogastronomiche di qualità, dei mestieri d'arte, della creatività e dell'artigianato. Una manifestazione del genere rappresenta un impegno per noi organizzatori, però è di grande soddisfazione perché chiaramente dà un respiro alla città. Poi soprattutto queste prime manifestazioni secondo me hanno proprio una bella grinta, una bella capacità, sono un bel attrattore anche per i turisti. La mostra mercato si articola tra Corso Vannucci, Via Mazzini, Piazza Italia e Piazza Matteotti e resterà aperta dalle 10 alle 20. E questo è uno degli eventi che rientrano in tutta quella promozione del centro storico che viene svolta e coordinata dal Comune di Perugia e dal Consorzio Perugia in Centro. Noi Fare Facendo siamo di supporto organizzativo, qualche volta ecco, elaboriamo e condividiamo alcune idee insieme ad altri soggetti privati che mettono in campo tutta una serie di loro iniziative. E se dal punto di vista degli obiettivi da perseguire, ovvero valorizzare il centro storico di Perugia, si è tutti d'accordo, c'è ancora da lavorare dal punto di vista organizzativo e della promozione turistica. Tutta una serie di remore che chiaramente gli uffici preposti trasmettono sono giustificate. Il problema è che queste, quando diventano non coordinate e non condivise, diventa veramente difficile per noi organizzatori lavorare nel centro storico. Manca una regia, un qualcuno che in maniera sistematica faccia proprio da regia per tutte queste manifestazioni. In questo momento ognuno può con i propri mezzi promuove quello che va a realizzare, però sostanzialmente non è penetrante in quello che è il mondo del turismo o quelli che sono i processi proprio per pubblicitari. Manca qualcosa ancora. Con questo è tutto, prima di salutarvi vi ricordo i nostri contatti e che i servizi andati in onda si possono rivedere su YouTube. Vi invito anche a seguire le attività della nostra agenzia su Facebook, Twitter e Google+. Da Carla Adamo e dalla redazione di Avignose è tutto, vi auguro un buon proseguimento di programmazione sulla rete.
your line is busy, all that buzz.